Che è successo? Ho trovato su Harry Potter e il calice di fuoco un errore di traduzione che non pensavo potesse esistere. Ed è gravissimo, è una cosa pazzesca, una storia incredibile. Un attimo, poi vi racconto. Inizio dicendovi che ora tutti quanti stanno parlando di Harry Potter perché è stata annunciata una serie TV di Harry Potter che dovrebbe andare in onda su HBO. È un link, non è ancora nulla di ufficiale, ma già state impazzendo per chiedermi dove vado a guardarla, perché Netflix c'è in Italia ma HBO non c'è. Ragazzi, tranquilli, HBO può essere visibile se avete NordVPN. Ma non solo quello, anche Hulu, quindi potete guardare Animaniacs, potete guardare ogni singolo altro programma che ho nominato come la nuova stagione di Adventure Time, potete guardarle con NordVPN, che vi permette di fingere di essere in un'altra parte del mondo e riuscire a guardare legalmente, finalmente, tutte le serie che volete che arrivano da ogni parte del mondo. Ma, io vi posso dare un codice sconto. 151G, il mio codice sconto, vi permetterà di avere uno sconto speciale dove per 2 anni pagherete molto di meno NordVPN e per di più, visto che è il suo compleanno, ha deciso di farvi un regalo, una sorpresa. Trovate sia il link che il codice ripetuti sia nel primo commento sia in descrizione, così siamo sicuri che li trovate e attenti perché con NordVPN siete soddisfatti o rimborsati. Ma ora che avete già scaricato NordVPN, ovviamente, possiamo passare a questo. Allora, che è successo? È successo che io stavo bazzicando in giro per il mondo di Harry Potter perché voglio preparare un video a questo tema e a un certo punto salta fuori un piccolo dubbio che mi era rimasto fin da quando ero piccolo, cioè una piccola scena del tipo com'è funzionata? Avete mai visto una serie di sfortunati eventi, la serie TV oppure i libri oppure il film con Jim Carrey? Ora, lì c'è il Conte Olaf vuole fingersi un erpetologo, è solo che lui in realtà non sa niente di serpenti e quindi... E lo zio, che è davvero un erpetologo, lo becca con un semplice trucchetto. Gli mette in mano un serpente e gli dice, dai, mungila. Anche i bambini sanno che non puoi mungere un serpente così come si munge una mucca. Quando si parla di mungere un serpente, si intende estrarre il veleno dai suoi denti. È un processo bellissimo, potete cercarlo su YouTube, è affascinante. Ora. Il conte Olaf ovviamente non lo può sapere. Ma la battuta che dovrebbe rendere la scena comica è che anche i bambini sanno che i serpenti non hanno le mammelle. E lui prende in mano questo serpente tutto confuso cercando i capezzoli senza trovarli. Adorabile come scena. Ora, all'interno di Harry Potter ci sono dei serpenti molto famosi, come il basilisco. Ma il più famoso è senza dubbio il serpente di Voldemort, ovvero Nagini. In Harry Potter e il calice di fuoco, Voldemort resta intrappolato all'interno del corpo di un neonato. Ok? E c'è questa cosa che nemmeno io avevo capito, perché c'è scritto, Voldemort dice al suo servo, ho fame, mungi il serpente. Cosa? Ora, l'immagine che aveva in mente J.K. Rowling era la scena in cui appunto viene estratto il veleno dai denti del serpente e quindi lo si dà al neonato, ed è orribile come immagine, assolutamente orribile, raccapricciante. E in tutto il mondo la cosa è stata tradotta in modo un po' strano. Gli stati in cui effettivamente mettono in chiaro che si parla di veleno sono davvero pochi. In Italia sono stati bravi, hanno parlato di mungere, ma per esempio in altri stati hanno parlato di allattare. Un certo imbarazzo per questo errore di traduzione. Ora, esce il film Harry Potter e il calice di fuoco e Mike Newell, questo regista inglese, è incaricato di portarlo al cinema. Ora, il regista precedente, Alfonso Cuarón, aveva fatto un casino per gli animali. Si era andato a prendere i pipistrelli ammaestrati perché voleva averli sullo sfondo. Il film successivo, di Mike Newell, il regista si ritrova con questa scena dove apre il libro a un certo punto. Oh, a quanto pare... mungere Nagini? Nagini è un serpente... Che significa mungere? Mike Newell poteva scegliere un sacco di cose. Poteva scegliere, per esempio, di chiamare un erpetologo o un qualsiasi esperto di animale per dire in che senso, dove ce li hai i capezzoli il serpente. E invece no. L'errore di traduzione è stato mantenuto nel film. Dove, nelle concept art ufficiali che trovate persino negli studios di Harry Potter, perfettamente visibili per tutti i turisti, c'è questa immagine di Nagini che allatta Voldemort. Fra tutte le cose più assurde che io potevo immaginare, ora, poteva semplicemente metterle dei capezzoli. E invece no, le ha messo dei segni. Nagini, il serpente, con le... Io sono sconvolto. Perché nessuno di noi c'era arrivato, nessuno di noi, ma nessuno di noi è un erpetologo.
regista, devi fare quella scena. Com'è possibile che tu possa credere che il serpente semplicemente avesse dei seni? E questo è un errore che tra l'altro è diventato una sorta di valanga. Perché il primo fraintendimento è stato un semplice, vabbè, il serpente a quanto pare ha allattato Voldemort, prodotto latte magicamente, boh, è un serpente magico, che ne sappiamo noi? Perfetto, perfetto. Quindi Nagini, le mettiamo le tette, va bene. Ora, quali informazioni abbiamo su Nagini all'interno del libro? Due informazioni, la prima è che è un serpente molto grande. E la seconda è che viene estratto veleno dai suoi denti. Quindi è un serpente velenoso. Quindi, boh, potrebbe essere un cobra gigante o un qualche serpente particolare. No. Mike Newell le ha dato l'aspetto di un pitone. E infatti io, quando avevo visto il film, mi ero chiesto un attimino, ma scusa, è un pitone, perché non mi fai mai una scena? Cioè, mi fai varie scene in cui il pitone ammazza la gente, ma tutte le volte la morde. Ma è un pitone, perché non la stritola? Cioè, c'è quella scena in cui Arthur Weasley viene attaccato dal serpente e all'ospedale Sam Mungo ti dicono: guarda, lui non può guarire dalle sue ferite perché quel veleno è praticamente incurabile. Aspetta, veleno? Ma nei film l'ho visto, è un pitone. Che serpente stiamo parlando? Mike Newell praticamente ha costretto tutti i registi successivi a ritrovarsi a dire, cioè in realtà solamente Yates, a mettersi le mani nei capelli e dire: E ora come rimediamo a questa cazzata? Ma è la primissima volta in vita mia che mi ritrovo ad avere a che fare con un errore di traduzione nel passare dall'inglese all'italiano, allo spagnolo, al cinese, chissà quali altre lingue. Eppure gli inglesi hanno frainteso nel loro film. Pure gli inglesi non hanno capito. Pure loro hanno mantenuto un errore di traduzione, anche se la loro è la lingua originale. È assurdo pensare che nessuno abbia avuto la fantastica idea di chiedere a un tizio esperto di serpenti o di chiedere a J.K. Rowling: scusa, che cosa intendevi dire in questo pezzo? Ma scherziamo! Comunque ragazzi, all'interno dei libri conoscete altri errori di traduzione, perché ce ne sono tantissimi. Ovviamente non è che siano brutte traduzioni, solo che vennero fatte in fretta, perché appena usciva un libro tutti lo volevano comprare. E quindi ci sono un paio di cose che effettivamente non quadrano un granché, cioè parliamo della professoressa Sprite, che all'inizio era stata descritta come un uomo. O uno dei miei preferiti è il fatto che i marciotti, che vengono nominati varie volte anche nei film, in realtà sono un errore di traduzione, intende dire i fuochi fatui. Si sono inventati un nuovo nome per una cosa che un nome italiano ce l'aveva già. È bellissimo, è meraviglioso, semplicemente meraviglioso. Quali conoscete voi? E sapevate, vero, che varie traduzioni sono state cambiate nelle varie edizioni di Harry Potter, vero? E soprattutto, voi quale preferite? Preferite Tasso Rosso o Tasso Frasso? Pecora Nera o Corvo Nero? Sì, Pecora Nera, si chiamava così, Pecora Nera, la casa di Hogwarts prima che uscissero i film, già,